Questa giornata entra nella seconda parte, perché questa mattina abbiamo avuto gli studenti, e parlare in questo caso di come trasparenza e anticorruzione con gli studenti diventa ancora più importante, cercare di trasmettere quei valori in una comunità fondamentale come quelli che vengono trattati stamattina. Banale, non mi ripeto a voi, soprattutto a chi saluto, alle autorità militari che sono oggi qui presenti, quindi che ringrazio e lascio subito la parola, quindi portando i saluti del sindaco e della città a questo incontro, ringraziando la comarca, perché da questo punto di vista credo che la tutela della comunità dei diritti passi proprio dalla trasparenza e dell'anticorruzione. Quindi grazie e buon lavoro a tutti. Parole per portare anche i saluti dell'amministrazione regionale, l'assessore Cabravi che era prevista per oggi non è potuta intervenire per ragioni istituzionali, ma ci teneva a portare il suo saluto e a augurare buon lavoro anche in questa seconda parte della giornata. Volevo ricordare che questo è un progetto realizzato insieme con Acumarche, della Regione, e che è la prima di una serie di iniziative che sul territorio finalizzate a diffondere appunto la conoscenza della pubblica amministrazione, a migliorare il dialogo tra cittadini e pubblica amministrazione, e questo progetto si inserisce in un programma un po' più ampio di valorizzazione del ruolo dei consumatori. Infatti è il programma, ecco perché è realizzato con l'Associazione dei Consumatori, è il programma generale della Regione Marche, proprio finalizzato a promuovere la partecipazione dei consumatori per una migliore amministrazione. Da tanti punti di vista ci sono diversi progetti, questo della trasparenza è uno di questi. L'amministrazione regionale ci teneva particolarmente a questo progetto perché in tutte le linee d'attività del nostro programma anticorruzione, eccetera, la trasparenza è un valore, e quindi ringraziamo il Comune di Pesaro per l'ospitalità per questo primo evento e la collaborazione che ci ha dato. Ringraziamo tutti voi di essere qui presenti e auguriamo un buon proseguimento dei lavori per questa seconda parte. Allora, ringrazio anch'io, sono Carlo Cardarelli, presidente dell'Associazione Consumatori Acumarche, e quindi ringrazio tutti voi della presenza, perché non è facile essere qui a quest'ora, diciamo, avanzata della mattinata, però ascolterete cose importanti che saranno utili e sicuramente le ritroverete anche online, per cui finito qui le potrete riguardare eventualmente con calma alla fine. Ringrazio la dottoressa Carfagna che è venuta qui, le autorità del comune, ringrazio il dottor Fabio Troiani e anche questo nostro mio collega, il dottor Fabio Nici, che adesso in poche parole proprio vi dirà le ragioni di questo progetto, perché siamo qui e diciamo, mi farà capire, perché io è da lui che ho capito l'importanza di questa trasparenza. Quindi Fabio, se vuoi semplicemente presentare un po' questo progetto. Grazie a voi tutti. Io mi dedico da qualche anno a questo tema perché è importante, è fondamentale. La trasparenza come medicina più efficace per contrastare la corruzione. Queste iniziative che dovrebbero essere più frequenti nella nostra regione fanno parte di quelle iniziative di sensibilizzazione, formazione e accompagnamento della società civile in questi temi. Perché il controllo diffuso della società civile è il cardine di questa riforma. E purtroppo vediamo che la società civile, soprattutto nella nostra regione, è assente, non dico totalmente ma quasi, quindi va formata, va spiegato al cittadino quali sono i diritti di trasparenza, che cosa deve essere pubblicato sul sito dell'ente locale, gli obblighi che hanno le pubbliche amministrazioni di fare le giornate della trasparenza, le carte di servizi, poi ne parlerò alla fine. Purtroppo queste norme sono importantissime. Sono norme che lo Stato italiano ha dovuto emanare perché appartiene all'Unione Europea e sono dei legami immensi, ma sono loro per noi, per i nostri figli. Però dobbiamo conoscerle, dobbiamo vigilare, attenti affinché le pubbliche amministrazioni le mettano in atto, perché altrimenti è uno spreco di
denaro pubblico solamente per pubblicare questi dati, ma se la società civile non è attenta, non conosce il valore di questi dati, non è in grado di dare un giudizio sulla qualità dei dati, ma anche sulla legittimità dell'operato della pubblica amministrazione, è una riforma che manca il contenuto essenziale. Quindi stimoliamo la cittadinanza attiva, è fondamentale. Grazie. Allora, diciamo, infine Marina si struttura in due aspetti, in due relazioni. La trasparenza dal punto di vista dell'anticorruzione e effetti collegati, e se ne svolta dal collega Troiani, grazie alla presenza, e la trasparenza e l'accesso civico, invece che viene relazionato dalla dottoressa Paola Manciola, che è la mia destra, che è del Comune di Macerata. Quindi due aspetti, la trasparenza come si esplica da questi due punti di vista. Lascio la parola al primo relatore e il dottor collega Troiani. Ringrazio a Marca dell'invito e l'amministrazione comunale di Pesaro per questa giornata che, come veniva ricordato la dottoressa Caffagni, è la prima sul territorio che andiamo a fare. Ringrazio altresì di avermi consentito di poter anticipare il mio intervento, perché purtroppo per un impegno istituzionale devo rientrare per le 15 per un consiglio comunale. Il tema, come vedete già dalla prima diapositiva che volevo trattare, è il collegamento che c'è fra la trasparenza e la prevenzione della corruzione, intesa come corruzione amministrativa. Quindi andiamo un po' a cogliere quella che è la novità più rilevante che è stata introdotta dalla legge 190-2012, come sapete la cosiddetta legge sull'anticorruzione. Il sottotitolo parla di abusi, cercheremo di capire cosa si intende con questo termine nell'ottica della corruzione cosiddetta amministrativa. Quindi la ratio, come vi ho anticipato, bisogna partire dalla legge 190-2012, cosiddetta legge anticorruzione. Questa legge è importante, rilevante, perché sposta il visus, l'angolo di osservazione, dalla corruzione penalisticamente parlando alla corruzione invece sotto il profilo amministrativo. Per cui intende il legislatore coinvolgere le amministrazioni pubbliche nel contrasto verso il fenomeno corruttivo. E quindi ecco che entra per la prima volta sulla scena il concetto di corruzione amministrativa. Si intende con questa espressione tutti quei comportamenti che evidenziano un abuso. Un abuso da parte di chi esercita una funzione, da parte di chi esercita un potere, ma anche nell'ottica della erogazione di prestazione di servizio di chi eroga ovviamente un servizio. Questo abuso si concreta nel perseguire un interesse privato in luogo dell'interesse pubblico o insieme all'interesse pubblico, perché molto spesso non c'è, pur parlando di conflitto di interesse, a volte ci può essere nell'ambito pubblicistico una sorta di contrapposizione di interessi, cioè ci può essere che venga perseguito l'interesse pubblico ma venga anche perseguito l'interesse privato. Questo è chiaro che però va a contrastare e quindi mina quella che è l'integrità della pubblica amministrazione, dell'attività amministrativa, e questo è il cuore pulsante della legge 190-2012. Perché la corruzione, come sappiamo bene, sotto il profilo penalistico è un reato che potremmo definire in maniera volgare il mercimonio della funzione, cioè è l'accordo fra due persone, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, e un privato, un terzo, a fronte del quale in questo accordo c'è uno scambio di denaro o di altre utilità. Ecco il concetto di mercimonio.
Ma quello che è più preoccupante, e tant'è che anche andando a verificare un po' dalle cronache, molto spesso dei comportamenti che possono essere poco opportuni, comportamenti che vediamo essere degli abusi, non concretizzano una vera e propria corruzione in senso proprio, penalisticamente parlando. Perché? Perché non c'è lo scambio. È chiaro che cosa accade? Che ovviamente, ahimè, i soggetti, gli attori sono ben avveduti nel cercare comportamenti che non siano penalmente rilevanti. Quante volte non abbiamo sentito difendersi politici piuttosto che funzionari pubblici nel dire: ma questa condotta non è penalmente rilevante, perché uno sa molto bene qual è il confine della corruzione penalisticamente parlando rispetto a condotte che possono dirsi poco opportune, ma che ovviamente non concretino sotto il profilo penale il reato di corruzione. La 190 invece tende ad anticipare la tutela, cioè si passa dall'ambito repressivo tipico del penale a una visione, a una dimensione di tipo preventivo, quindi la tutela in sede e sotto il profilo amministrativo. Quindi ecco che viene fornita dall'ANAC, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, una nuova definizione di corruzione sotto il profilo amministrativo. Si ha riguardo con il termine corruzione quindi a tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, questo è il cuore, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite a un pubblico dipendente, a un pubblico funzionario, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno. Ecco quindi che viene attentata la cosiddetta integrità della pubblica amministrazione. Quindi capiamo molto bene qual è il nuovo visus, cioè si passa da una tutela di tipo repressivo affidata al magistrato, quindi in sede penale, a una tutela di tipo preventivo, anticipatoria, in sede amministrativa. Cioè la tutela contro i rischi di abusi intesi come perseguire un interesse privato nell'ambito di un esercizio di una funzione pubblica, dove sappiamo bene che chi esercita una funzione pubblica deve perseguire un interesse pubblico. Tant'è che la 190, tra gli strumenti introdotti, ha previsto l'obbligo dell'astensione da parte del responsabile del procedimento o da parte del funzionario tutte le volte in cui ci sia un interesse proprio o di terzi nell'esercizio di un'attività amministrativa. Oggi questo obbligo è espressamente contemplato nella legge 241 del 90, la legge sul procedimento amministrativo, che obbliga chiunque si trovi in una situazione di conflitto anche potenziale di astenersi dall'adottare un atto endoprocedimentale, cioè l'emissione di un parere, piuttosto che dall'adottare il provvedimento finale che chiude la istruttoria amministrativa. Ecco quindi che in questa nuova visione della corruzione amministrativa e in questa visione anticipatoria delle forme di tutela, l'approccio di tipo preventivo anticipatorio fa sì che il legislatore abbia previsto una serie di misure e di interventi su tre ordini di profili: sotto il profilo delle pubbliche amministrazioni, per quanto riguarda i singoli dipendenti e per quanto concerne l'opinione pubblica, quindi la collettività. Ed è il motivo per cui siamo qua, ovviamente. Sotto il profilo della pubblica amministrazione c'è l'obbligo di adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione. Tutti i soggetti pubblici hanno l'obbligo annualmente di aggiornare il proprio piano triennale, quindi è un piano triennale, ma che deve essere aggiornato con cadenza annuale.
L'altro obbligo che riguarda le pubbliche amministrazioni è la nomina, la designazione di un responsabile per la prevenzione della corruzione. Negli enti, nei comuni, di norma, la legge dice, è il segretario comunale, di norma. Comunque deve essere un soggetto apicale, quindi deve essere individuato in un dirigente, in un soggetto quindi che si trova in una posizione di non essere subordinato a terzi, perché ovviamente se deve andare a verificare quelle condotte che possano portare ad abusi, quindi non necessariamente condotte penalmente rilevanti, quindi che consistono e concretano delle condotte che sono ascrivibili a reato di corruzione, ma anche tutte quelle situazioni in cui ci possa essere un abuso, cioè il perseguimento di un interesse privato a prescindere dal fatto che uno vada a ricevere o ad accettare la promessa di denaro o altra utilità, che è l'elemento costitutivo del reato di corruzione. Per quanto riguarda invece i singoli dipendenti, è previsto l'obbligo di conformare i comportamenti a un codice di comportamento che è stato adottato a livello nazionale, e ogni amministrazione poi deve darsi un codice di comportamento dei propri dipendenti. Lo scopo di questo codice è tipicamente conformare i comportamenti del dipendente pubblico al rispetto dei doveri e degli obblighi di astensione, di tutela dell'integrità dell'azione amministrativa. Eccolo il cuore, quindi. Il codice di comportamento disciplina i conflitti di interesse. Se infatti andiamo a vedere le varie disposizioni, sono tutte connesse alla tutela e alla prevenzione rispetto a potenziali conflitti di interesse, tant'è che si va ad esempio dal divieto di ricevere denaro, e ma questo è ascrivibile al reato di corruzione, ma anche di ricevere regali, salvo quelli che siano di modico valore e che siano legati a usi, alla consuetudine. Quindi è chiaro che c'è il divieto di ricevere regali, salvo, c'è un'eccezione, quando siano legati all'uso, ma devono essere di modico valore, e il codice di comportamento nazionale fissa questo modico valore a 150 euro, ma nulla toglie che le amministrazioni possano addirittura abbassare questo valore, se non addirittura escludere totalmente questa facoltà. È chiaro che bisogna vedere in quali contesti ci si muove. Immaginate nell'ambito sanitario, nell'ambito anche educativo, c'è l'usanza a volte di fare un regalo al proprio chirurgo quando un intervento chirurgico è andato bene. Pensate anche alle maestre, agli insegnanti, c'è a volte, come diciamo, modus operandi, come consuetudine, quella in occasione di festività particolarmente rilevanti, il Natale, la Pasqua, di fare un piccolo presente. Ecco, questa è un'eccezione rispetto alla regola invece che nel codice è scolpita. Ma poi ci sono tutta un'altra serie di doveri e di obblighi, ad esempio quello di segnalare se si è o meno iscritti ad associazioni, di segnalare i rapporti patrimoniali che uno può avere con terzi. Lo scopo quindi è quello di tutelare l'azione amministrativa rispetto a possibili conflitti di interesse. Terzo ambito, l'opinione pubblica. Si prevede la facoltà di un controllo diffuso. Attraverso che cosa? Gli obblighi di pubblicazione e l'obbligo di, quindi, ottemperare alla pubblicazione, perché altrimenti potrebbe scattare l'accesso civico. Ne parlerà la collega più tardi. E oggi invece, con la novità del decreto 97, l'accesso civico generalizzato è uno strumento che il legislatore ha introdotto a favore di chiunque, senza l'obbligo di motivazione.
quindi c'è un'accessibilità totale a, lo vedremo fra poco, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni. Quindi questo che stiamo dicendo, per chiudere il cerchio, dobbiamo avere ben presente allora il rapporto che c'è fra conflitto di interesse e corruzione, dove il conflitto di interesse è definibile come l'insieme di circostanze che creano e aumentano il rischio che gli interessi primari che la pubblica amministrazione deve perseguire, interesse pubblico, possano essere compromessi da interessi secondari, interesse privato. Quindi il conflitto di interesse riguarda sempre circostanze, situazioni. La corruzione invece è un evento, è la degenerazione del conflitto di interesse e quindi consiste nella situazione nella quale c'è una prevalenza dell'interesse secondario rispetto all'interesse primario. Il funzionario vende il mercimonio della funzione, vende la propria funzione o accetta di vendere la propria funzione. Senza, perché esistono due tipologie di corruzione, non sotto il profilo penale, come sappiamo, corruzione per l'esercizio di una funzione, la corruzione per il compimento di atti contrari. Oggi l'articolo 318 del codice penale sanziona anche la condotta di colui che indebitamente, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, indebitamente accetta denaro o altra utilità, riceve, scusate, denaro o altra utilità, o accetta la promessa di denaro o altra utilità. Per il solo fatto che va ad accettare o va a ricevere denaro o altra utilità, scatta la sanzione per la condotta che è penalmente rilevante. È chiaro che come si bypassa questo ostacolo? Molto spesso non vengono più dati denari o altro. Oggi ovviamente i corruttori si sono molto affinati, molto spesso lo scambio riguarda consulenze date a terzi, date a soggetti che hanno come un legame, e quindi ecco che, oppure assunzione di parenti, assunzione di, capite bene che siamo ai limiti della corruzione penalmente parlando, ma sicuramente rientriamo nella corruzione sotto profilo amministrativo. Assistiamo cioè a un abuso di colui che esercita una funzione che tende a perseguire non solo l'interesse pubblico ma anche l'interesse privato, e quindi ecco che è la degenerazione, la corruzione, sia sotto profilo penale che sotto profilo amministrativo, del conflitto di interesse. Il conflitto quindi come può essere? Poi può essere reale, può essere potenziale, può essere apparente. È reale, cioè attuale, quando si manifesta nel momento decisionale, cioè all'atto dell'approvazione, dell'adozione di un provvedimento. È potenziale in sede di istruttoria. Ecco che allora la 241-90, come abbiamo detto, ha introdotto l'obbligo dell'astensione. Tutte le volte che un funzionario si trova in una situazione, in una circostanza di conflitto di interesse attuale o potenziale, ha l'obbligo dell'astensione, anche potenziale. Chi è che poi valuta se c'è o meno il conflitto di interesse? È il dirigente, il responsabile di servizio. Quindi che cosa può accadere? Che il funzionario ha detto all'istruttoria sollevi il conflitto di interesse, cioè dica io mi astengo perché sono in conflitto di interesse. Oggi il codice di comportamento che cosa prevede? Che spetti comunque al dirigente, al responsabile, valutare se ci sia o meno questo conflitto di interesse. Perché capite bene che molto è legato al tipo di attività che il funzionario deve svolgere. Se è un'attività di tipo vincolato, dove cioè non c'è discrezionalità nelle scelte, è chiaro che
devo rispettare le regole, devo rispettare i presupposti previsti dalla legge, quindi il mio potere è molto più ristretto rispetto ai casi in cui invece c'è una decisione di tipo discrezionale, dove c'è la discrezionalità amministrativa che devo scegliere. Quindi è chiaro che se ho un conflitto potenziale di interesse vado a contaminare la mia scelta e quindi l'attività che sto svolgendo. Apparente invece a quello percepito, cioè sono tutte quelle situazioni nelle quali apparentemente ci può essere agli occhi di osservatori esterni una situazione che possa interferire sull'esercizio dell'attività amministrativa. Capiamo bene allora perché vi sto dicendo tutto questo, come la trasparenza, gli obblighi di pubblicazione siano uno strumento formidabile e fondamentale per poter andare a verificare se c'è una situazione di conflitto attuale, potenziale, ovvero apparente, percepito. Molto spesso effettivamente uno poi va a conoscere l'attività che è stata svolta, le scelte che sono state poste in essere, si può rendere conto che quello che sembrerebbe un conflitto di interessi in realtà non lo è. Capite bene che però è anche uno strumento fondamentale e formidabile per far sì che il funzionario sia retto, integro nelle proprie decisioni, nell'esercizio delle proprie funzioni. Detto questo, allora, chiarita la parte sul conflitto di interesse, sugli abusi, passiamo a trattare invece il concetto di trasparenza. Quando parliamo di trasparenza, la trasparenza non è un concetto giuridico, non è una nozione giuridica. Ci andiamo a pensare, non è una nozione giuridica, ma è una nozione che viene dalle scienze fisiche, che la trasparenza in sé è la idoneità di un corpo ad essere attraversato dalla luce. Quindi è una nozione che viene dalle scienze fisiche. Solo che a livello giuridico viene presa in prestito questa nozione nell'accezione che il decreto 33, prima maniera, ma anche dopo la novella, come vedete nella slide, mutua dalle scienze fisiche. Tant'è che la definizione che è riportata nel decreto 33 fa riferimento alla trasparenza intesa come, non dà una definizione perché non è un concetto giuridico, lascia per presupposto che la nozione di trasparenza viene dalle scienze fisiche, però ci dice è intesa nell'ambito quindi del diritto amministrativo, dell'azione amministrativa, come l'accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni. Vedete come nella slide vi ho messo in corsivo le parti che sono state aggiunte con la novella del decreto 97. Quindi, mentre ho cancellato le parti che erano presenti nella versione originaria del decreto 33 del 2013. Quindi, in precedenza la definizione di trasparenza era intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di. Oggi questa parte è stata eliminata, non si fa più richiamo alle informazioni, ma si fa riferimento ai dati e ai documenti. Guardate che non è un caso, Tant'è che adesso cercheremo un attimo di delineare l'ambito oggettivo del concetto di trasparenza, perché poi ci verrà utile per andare a esaminare il diritto di accesso. Perché un conto è parlare di dato, un conto è parlare di informazione, un conto è parlare di documento. Sono elementi oggettivi differenti, diversi. Quello che però dobbiamo altresì sottolineare allora che tutte le volte che parliamo di diritto di accesso, di accessibilità, abbiamo sempre tre profili da dover considerare. Quindi questo
in una giornata come questa che è anche divulgativa, è chiaro allora che nell'ottica del cittadino che deve esercitare un diritto, bisogna avere presente che quando e tutte le volte che abbiamo a che fare con una qualunque forma di accesso, dobbiamo sempre ragionare sui tre elementi che caratterizzano l'accesso: l'elemento soggettivo, l'elemento oggettivo e quello teleologico. L'elemento soggettivo: c'è sempre un soggetto che è titolare del diritto di accesso. Può essere chiunque, può essere il consigliere comunale o provinciale, può essere chiunque abbia però un interesse. Quindi vediamo che c'è sempre un soggetto. Allora la prima valutazione che dobbiamo fare è quella di, sia parlo per gli operatori, come sono io adesso il segretario, ma i dipendenti presenti in aula, sia anche il cittadino che però esercita questo diritto. Deve fare attenzione il cittadino a capire qual è lo strumento più idoneo da utilizzare per l'esercizio dell'accesso. L'elemento oggettivo invece, anche qui è importante perché tutte le volte che parliamo di accesso si fa riferimento a un elemento oggettivo, cioè il contenuto del diritto di accesso. Può riguardare informazioni, può riguardare notizie, può riguardare dati, può riguardare documenti, non sono espressioni utilizzate a caso. Ad esempio il consigliere comunale, di solito si dice volgarmente, non l'accesso agli atti. In realtà, se andiamo a vedere la normativa, non parla di atti. Il consigliere ha diritto di accedere a notizie e informazioni. È molto più ampio l'oggetto dell'accesso. Perché il consigliere non deve arrivare ad accedere agli atti, che molto spesso prima degli atti ci sono ovviamente le notizie di corridoio, ci sono delle informazioni, c'è tutta un'attività che poi porterà all'adozione degli atti, ma sì, e considerando che lo strumento è finalizzato a garantire il potere e la funzione di indirizzo, ma soprattutto di controllo che il consigliere comunale esercita, è ovvio che deve avere ad oggetto non solo gli atti, ma anche qualcosa di più ampio e di prodromico all'adozione di un atto. Nel caso invece del cittadino comune, il decreto 33 riconosce la trasparenza come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalla pubblica amministrazione. Eccolo l'elemento oggettivo: dati e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione. Adesso chiariremo la differenza tra dato e documento. Da ultimo, ho detto, ogni accesso ha tre elementi che lo caratterizzano: soggettivo, bisogna sempre andare a individuare chi è il titolare del diritto; quello oggettivo, su cosa va a cadere il diritto di accesso; ma il terzo elemento, terzo ma non per importanza, è il fine, lo scopo. Ogni diritto di accesso ha sempre uno scopo, non è mai a finalistico l'accesso. Nel caso di specie, quindi, nel decreto 33, lo scopo della trasparenza e quindi del diritto di accesso civico e anche della pubblicazione dei dati, dei documenti, è quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali, sull'utilizzo delle risorse pubbliche, e questo era previsto originariamente nel decreto 33 e rimane tuttora, ma con la novella del decreto 97 si è allargato notevolmente il profilo teleologico, perché si fa riferimento anche allo scopo di tutelare i diritti fondamentali di ciascuno di noi. Quindi capite che sotto questo, diciamo, scopo ci rientra un po' tutta l'attività amministrativa, quindi l'accesso civico generalizzato molto ampio nella nuova accezione del decreto 33 così come novellato. Però non dimentichiamo l'oggetto dell'accesso. Eccolo quindi, gli oggetti informativi che possono essere conosciuti sono tre fondamentalmente: documenti, dati e informazioni.
Per documento intendiamo, in senso giuridico, la rappresentazione del contenuto di atti o fatti giuridicamente rilevanti. Quindi quando parliamo di documento amministrativo nell'ottica della legge 241 del 90, facciamo riferimento al procedimento amministrativo che si concretizza in una serie di atti funzionali all'adozione di un provvedimento finale. Quindi ecco che nella accezione che stiamo considerando, per documento intendiamo la rappresentazione del contenuto di un atto o di un fatto giuridicamente rilevante. Quindi la PA svolge un'attività, immaginiamo un'attività di accertamento, quella è l'attività. L'attività viene rappresentata in un documento che è il verbale di accertamento. Un accertamento tributario. Andiamo a verificare chi sta pagando la Tari, chi sta pagando ovviamente l'IMU. L'attività di accertamento viene rappresentata in un documento che è quindi la rappresentazione del contenuto dell'atto che è stato posto in essere, che è l'accertamento tributario. Il cittadino che vuol fare un controllo sulle risorse pubbliche che sono state riscosse da parte della pubblica amministrazione, è chiaro che ha la facoltà di poter chiedere di accedere a tutti i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e quindi ha la facoltà di poter conoscere quali atti di accertamento sono stati posti in essere, chi sta pagando, quanto si sta riscuotendo, se ci sono dei residui, a quanto ammontano, eccetera. Cioè capite bene che mentre prima con la legge 241 del 90, per esercitare un diritto di accesso ai documenti amministrativi bisogna avere un interesse diretto, concreto, attuale, col diritto d'accesso civico, questo è venuto meno, ma poi la collega vi dirà molto più diffusamente.